i rapporti tra le diverse organizzazioni culturali, si pensasse anche un attimo, un po' di calma, anche un pochettino a come fare il po' sistema, perché credo che la lotta di tutti contro tutti per intorno alle ossa, un po' scolpate, già del resto dei finanziamenti pubblici non sia esattamente il modello principale da suggerire, se si vuole andare a strada, se si vuole andare avanti. Credo c'è che bisogna poi ragionare anche in termini di impresa culturale, e quindi sotto questo aspetto l'impresa culturale non può essere assimilata semplicemente a una specie, a un arsenale che lavora sul commesso nel pubblico, no? Come potrebbe essere le 500 renali di Venezia o di Genova, insomma. Capisco che tutto questo comporta problemi abbastanza complicati, riconosco anche che cose in parte analoghe che ho visto di recente anche a Roma, cioè non è soltanto di verbo, anche la verità, alla fine a volte anche certi comportamenti appaiono anche lì, insomma, no? Di reciproche discussioni, polemiche, eccetera, eccetera, forse dovremmo cercare di fare un passo avanti con un po' di calma. La seconda cosa è più di contenuto, io mi auguro per questa, come per l'altra manifestazione, che comunque, siccome impresa implica anche qualcosa da fare con l'innovazione, che ci sia sempre un progetto e un prodotto che abbia in sé anche dei contenuti innovativi, altrimenti si rischia di scendere un po' troppo nella routine e questo ovviamente non va, poi ci si fa la sospettazione, ma ecco, leggere la quinta, la settima, la decima edizione sono ottime cose per il libro, la continuità e vitalità, però deve essere anche una vitalità che non deve essere soltanto così, una stante ripetizione, ma anche qualcosa che in qualche modo reinventa e riproponga un modo nuovo di affrontare i vari ambiti di cui ci confrontiamo, in questo caso quello del cinema. Detto questo io mi fermo e passo il microfono a Manucci per rispondere lui e Totti sulla situazione e assisto con voi alla conferenza. Ah, buongiorno, grazie a tutti, eccoci qua per l'undicesima edizione, che va anche se l'undicesima volta la condizione Calit, ma forse un anno abbiamo fatto la provincia, però diciamo continua la tradizione di presentare il festival qui alla condizione Calit. Prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, una breve introduzione, appunto, dicesima edizione, la cosa che riteniamo fondamentale per quello che ci riguarda quest'anno è soprattutto la possibilità di poter offrire Piazza San Lorenzo, una piazza alla quale noi ammiravamo da tempo. Quest'anno siamo riusciti, insomma, a ottenere uno spazio di soli 7 giorni rispetto agli 11, 16, 13 degli altri anni, però insomma ci accontentiamo perché credo che poter fare in Cina, in Piazza San Lorenzo, di per sé come dire, lo valorizzi a prescindere poi dal contenuto della manifestazione stessa. Diciamo, ormai da anni, per quello che ci riguarda, il festival estivo è una sorta di ciliegina sulla torta, la nostra attività che è annuale, dai lavori con le scuole alle rassegne, e in campo, in ballo ci sono anche altre iniziative che ci auguriamo prenderanno via insomma il prossimo autunno, nella speranza di poter poi creare una struttura come in parte progettata finora permanente che possa operare se non 365 giorni l'anno, però insomma gran parte dell'anno. Io prima di magari dire due cose sul programma, a questo punto lascerei la parola ai nostri ospiti, ringraziandoli perché comunque specialmente in questo frangente è importante il supporto che può essere sotto molti punti di vista da parte delle istituzioni, questo va da sé, confidiamo anche nella presenza del pubblico che fortunatamente ci ha sempre sostenuto, altrimenti non saremo qui quest'oggi. E niente, lascio allora gli ospiti, inizierei con l'assessore, iniziamo la provincia e quindi la parola all'assessore Giuseppe Travicelli. Grazie per l'invito, ringrazio il Presidente della Fondazione Calit che ci ospita, ringrazio Mauro appunto perché ci troviamo per la volta il quarto anno consecutivo, mi trovo a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del Tuscia Film Festival. Mi ricollego brevissimo
brevissimamente alle considerazioni che faceva il Presidente in apertura di questo incontro, condividendolo appieno. Dobbiamo cercare ormai quotidiane di affrontare che riguardano appunto la cultura, dobbiamo abbandonare tutte le discriminazioni che ci sono, dobbiamo fare i conti con la situazione che quotidianamente cerchiamo di combattere e dobbiamo metterci nella maniera più profonda possibile nella condizione appunto di superare tutte le difficoltà che oggettivamente riguardano anche il settore della cultura. Questo lo dico per evidenziare un taglio molto pragmatico, perché altrimenti si rischia di soffiare, di essere poco di essere poco sulla palla e troppo invece a perderci dietro alle recuperazioni che non ci fanno raggiungere o ottenere risultati concreti. Io ho espresso ormai da tempo, sapete tutti che sono portatore e sostenitore convinto del concetto che, prendendo proprio atto del fatto che i tempi sono assolutamente cambiati rispetto a delle abitudini, magari per qualcuno ancora radicale, la cultura non può più essere sostenuta dal pubblico perché non ci sono le risorse. Quindi la cultura deve trovare necessariamente delle fonti dirette, proprie, attraverso le quali garantire ogni tipo di manifestazione di attività, se per caso, se possibile, il pubblico può sostenere e agevolare questo processo, che comunque deve avere ormai una connotazione assolutamente autonoma. Non so quanti condividono questo pensiero, io ormai ne sono fatto persuaso, perché oggettivamente tutte le mattine mi scontro con una realtà. Se ne prendo atto, allora forse è possibile, come dire, mettere un punto e da lì ripartire. Se ancora stiamo a recriminare su quello che non è possibile, credo che difficilmente questo problema possa essere risolto. Tu sciaffi in feste, questo è il motivo per cui siamo qua. Io non so, ormai è qualche anno appunto che conosco Mauro, conosco un po' l'organizzazione. In altre situazioni magari siamo sempre sul così, un pochino ci manteniamo su posizione formale. Io ho la fortuna, spero di cambiarla, ma questa è una considerazione mia, di poter dire che questa manifestazione del Tuscia Film Fest e il suo, dico lui, no, in lui per fare riferimento a tutta la sua organizzazione, e Mauro Bonucci sono per me, come dire, un momento di relax. Perché? Perché il taglio col quale noi siamo soliti collaborare è un taglio propositivo e concreto. Ci sentiamo per risolvere i problemi, ci sentiamo perché magari da parte nostra c'è la possibilità di mettere a disposizione una qualche forma di collaborazione, lavoriamo affinché siano conseguiti e raggiunti questi risultati. Non di nada. Siamo operativi e cerchiamo di rimanere aderenti appunto al conseguimento degli obiettivi che ci poniamo. La provincia quest'anno, per quello che è possibile, mette a disposizione il cortile di un istituto scolastico presente all'interno del centro storico, all'interno del quale appunto avvengono per questa prima, credo per la parte relativa di inserita dentro Caffeina, avvengono le proiezioni di spettacoli del Tuscia Film Fest. Ecco, questo nel nostro piccolo comunque è un motivo di vera soddisfazione. Dicevo, è quella piccola sinergia attraverso la quale ancora il pubblico può vedersi riconosciuto un ruolo di promozione culturale. Ecco, per quanto riguarda, e concludo, perché minimamente attribuivo questi riconoscimenti a questa manifestazione? Perché è oggettivamente una delle poche manifestazioni radicatissime ormai nel panorama culturale provinciale e non solo, che annovera al proprio interno, in quanto a individuazione di principi organizzativi, quelle che sono le idee che modestissimamente l'assessorato alla cultura della provincia di Viterbo ha voluto fossero presenti nella stragrande maggioranza delle iniziative che via via ci sono state proposte. Quali sono queste idee? Una partecipazione vera di tutto il territorio provinciale e non solo del comune capoluogo,
una partecipazione anche del tessuto scolastico, e sappiamo quanto Meridoria è stata, lo è e credo e auspico che continuerà ad essere, la collaborazione che Tuscia Filmfest ha potuto avere con le scuole del territorio provinciale, e poi la caratterizzazione di un espletamento di attività che riguarda non unicamente un periodo, che guarda caso quasi sempre è focalizzato col periodo estivo, cioè con la buona stagione, la stagione nella quale è più facile anche procedere a questo tipo di organizzazione, ma che appunto riguarda un'attività ormai importantissima che si svolge in quasi tutto l'arco temporale dell'anno. Il Presidente prima diceva: non dobbiamo solo ancorarci o fossilizzarci in una routine, perché poi dalla routine bisogna uscire, no? Però l'ancoraggio a questi punti fermi credo che siano effettivamente una dimostrazione oggettiva di un radicamento vero, di una funzionalità vera, di un ruolo vero che un'istituzione culturale riesce a svolgere. Io, per quanto riguarda l'innovazione alla quale prima si faceva riferimento, credo che, e concludo veramente, un plauso particolare debba essere tributato a Tuscia Filmfest, perché cosa più innovativa è stata quella di esportare un'esperienza anche al di fuori dei nostri confini nazionali. E il Festival di Berlino veramente ha dato, non ce n'era bisogno, ma la conservazione vera alle capacità imprenditoriali e organizzative di questa struttura. Quindi io di questo mi rallegro e ritengo effettivamente che siano tutti i sistemi, i presupposti attraverso i quali anche questo